Così. Carmen, restiamo insieme. Sai che cosa? Carmen è una donna con un passato difficile, sottratta alla madre nell'adolescenza e cresciuta in una casa famiglia. Ama troppo intensamente, troppo a modo suo, e il suo mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua ad amarlo come l'uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre, il permesso di vederla una volta ogni 15 giorni. Ma Carmen non ci sta. Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo. Dopo la partecipazione alle giornate degli autori dell'80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, L'invenzione della neve di Vittorio Moroni arriva nelle sale italiane e all'Anche Cinema di Bari. Girato tra Puglia e Sicilia, la pellicola è intervallata da alcuni minuti di sequenze animate, attraverso cui viene narrata una favola. Una famiglia di sirene fugge dal fiume e impara a vivere nella giungla. Penso che questo film sia una storia doppia, nel senso che ci racconta da una parte che cosa fa la società con una donna che ama in un modo diverso, in un modo eccessivo, e dall'altra parte però ci racconta anche come questa donna immagina il mondo. Mi sento di dire che le donne devono provare in tutti i modi ad alzare la testa e ad avere coraggio, avere il coraggio di interrogarsi sul proprio femminile, di avere il coraggio di andare in profondità. Intanto la società sta facendo un grande passo in avanti, ma sento che è necessario per la donna andare ancora più a fondo, ancora più a fondo. Voglio tutto, anche le cose brutte, tutto.